Oddio, il leone in gabbia è finalmente tornato a Milano. Incredibile, sponda ovviamente, nero-azzurra. Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati in questo mio nuovo video. Incredibilmente Alexis Sanchez torna dopo un qualche anno all'Inter. Incredibile pensare che poco tempo fa è stato cacciato, diciamo, è stato pagato per andarsene. Quest'oggi torna a vestire i colori nero-azzurri e speriamo che possa fare bene, visto il tifo Inter. Quindi, come minimo, deve farne 45 gol. No, basta che riesca a fare due passaggi in più di Correa, visto che viene a sostituirlo. Ma dettagli. Prima di iniziare, vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi, attivate la campanella. Se non fate, non cercare. Ovviamente, vi picchio con il classico telecomando. E a fine video vi dirò un voto qualità-prezzo, appunto, del giocatore e un voto su quello che può dare Alexis Sanchez all'Inter. Fatelo sapere anche voi nei commenti, sia se ti fate Inter, ovviamente, e anche se non ti fate Inter, un voto sia qualità prezzo sia di quello che può dare questo giocatore all'Inter. Iniziamo, ovviamente le skill le conosciamo di questo fenomeno, però ci sta ripassarci un po' quello che ha fatto. Andiamo, vai. Ok, eccoci qua. È il Niño Maravilla. Allora, a me è sempre piaciuto Sanchez, anche se certe volte faceva cose ambigue, però il leone in gabbia può tranquillamente tornare utile, soprattutto magari per segnare in Supercoppa, questa volta non con la Juventus ma magari col Napoli. Potrebbe essere una bella cosa. Tutti i miei amici del Napoli che mi insulteranno nei commenti o mi scriveranno proprio su WhatsApp direttamente. Ma dettagli. Attenzione, assist per Guendouzi. Sanchez in versione difensore quest'anno. Vabbè. Numeri. Mamma mia, il Niño, quanto mi gasa. Speriamo non si rompi il coppa in Sud America, nella coppa, perché sennò penso che una giornata mia ti vengo a pestare. Soprattutto se non lo rompe Quadrado, poi la sento ancora male. Allo! Che gol! È il Niño! Meraviglia! Che gol! Attenzione, che palla. Fa gol però. No, che schifo. Bello. Bravo Niño. Umiliazione. Col cucchiaio. Ui, numeri. Se segna da qua me ne vado. Quasi, stavo per andarmene. Gran gol. Ancora su punizione? No. Questa volta dice di no. Era già lì il portiere. Oddio, ha ucciso Messi. Ammazza che palla. Fa gol. No. Che cazzata del portiere. Bravo Niño. Mazzalo che parata. Un po' rivedibile il portiere. Un gol alla Pippo Inzaghi qua della ribattuta, grande. E mo? Ma sei apertura. Non male. Cosa ha visto? No, cosa ha sprecato quello là? No. Bravo rigorista, grande rigorista. Non caccerà un rigore in tutta la sua vita all'Inter probabilmente quest'anno. Di Rabona, no, speravo che calciasse di Rabona tipo stile Mbappé.
sti gol è un attimo in tuffo, ambiguo, vabbè. Ci sta. No, che brutto tiro. Oddio! Oddio! Ha segnato in testa Sanchez, incredibile. 1,12 m di pura precisione. Allora, che dire di Alexis Sanchez? Lo conosciamo tutti, cioè non ha giocato al Barcellona, all'Arsenal, al United, solo per citarne qualcuno oltre all'Udinese, per caso, ovviamente, oltre all'Inter, appunto. Allora, intanto vi ricordo, intanto lasciamo un like, commenti, iscrivetevi e attivate la campanella, se lo fate cercare, e ovviamente picchino il telecomando. Prima cosa, voto qualità prezzo 10, parametro 0, marotta, ovviamente, lo apprende immediatamente appena che lui si è proposto, soprattutto Correa. Si è levato dalle scatole e pensate un po' è andato proprio al Marsiglia, quindi quasi sembra quasi uno scambio, invece no. Per quello che può dare all'Inter, primo dipende se non si infortuna come sempre, che sta fuori 6 anni. Se sta bene e fa quello che sa fare, 9. Non do 10 perché è vecchio, quindi potrebbe ogni tanto avere qualche acciacchino comunque che non si sa mai, quindi io do 9. Non lo so, fatemelo sapere voi nei commenti cosa pensate che possa fare Alexis Sanchez quest'anno, sia se ti fate Inter, se non ti fate Inter, senza cinese, e se non lo fate ovviamente occhio perché vi segna contro, sia appunto come sempre lo dico al fantacalcio o in campionato, magari se siete napoletani in Supercoppa, occhio, o in qualche altra competizione, quindi state attenti. E non posso dirvi altro che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire Alexis Sanchez finalmente sei a casa. No, pingualè, ciao e iscriviti, occhio, perché il leone esce dalla gabbia e vedi te.